Gods and Wine, vini per l'estate, è un'estate calda e quello c'è poco da fare, ma abbiamo tutte le soluzioni ai vostri problemi. Abbiamo una selezione di vini che hanno la freschezza, l'acidità, la sapidità dalla sua, e anche a San Casciano, anche a Poggio Torselli, ritroviamo Cristina che ormai avete imparato a conoscere con la sua Poggio Torselli in tutti questi Gods and Wine, e soprattutto un rosa che non è come nessun altro. Io vi sfido infatti a bere un vino rosa fatto in Italia, fatto da uve? Pugnitello in purezza. Ecco, Pugnitello, un vecchio autoctono complementare del Chianti Lazio, ma che in pochi si sono sbilanciati a farlo in purezza, e chi l'ha fatto in rosso. Come mai l'idea di farlo in rosa? Ma è stato un po' un esperimento che abbiamo fatto nel 2018, e nel 2019 poi siamo usciti con la prima annata, questa è la seconda, la 2020. È venuto un rosato bello carico, c'ha una bella freschezza, una bella struttura, quindi non un rosato solo da aperitivo, ma anche Provenzale, un rosato toscano da tavola. Fare qualcosa di diverso. Abbiamo un terreno marino che quindi ci permette di avere questa spiccata freschezza e acidità, e appunto è buonissimo anche abbinato ad un salmone, ad una carne bianca. Carpaccio di salmone o salmone fatto tipo brasciolina, tipo bistecchina, tenuto rosa. E effettivamente scatta molto la fantasia con questo rosa. Ma ecco, d'estate a noi piace anche suggerire i vini rossi, semmai messi una mezz'oretta prima in frigo. Messi in frigo, e noi proponiamo il nostro Chianti Lazio annata 2019, 100% Sangiovese. La 2019 per noi è stata un'annata bella, cioè siamo riusciti ad ottenere dei vini con una bellissima freschezza. Un tannino molto morbido, non troppo aggressivo, c'è quindi struttura, corpo, sostanza, ma no, perché spesso i vini Poggio Torselli, soprattutto in quella zona, hanno negli anni scorsi, se li avete assaggiati, c'era una nota carica di potenza. Questa 19 è come per magia? Come per magia, stiamo prendendo una nuova direzione, stiamo facendo vari cambiamenti e siamo partiti proprio dal Chianti Lazio annata. E presto uscirà anche la riserva e ad esempio del 19. Ecco, San Casciano zona la più a nord delle sottozone delle Ughe del Chianti Lazio, ma è anche la più calda, quindi una zona particolare dove bisogna giocare molto bene con le esposizioni, con i sottosuoli, per avere prodotti come questo. Ma vi assicuro che questo, soprattutto la 19, è veramente spettacolare, perché c'è frutto, intensità, ricchezza, ma in bocca veramente la leggerezza che conquista. E questo secondo me, con un pesciolino alla griglia quest'estate, non ci sta male. Salute. Grazie, grazie, salute a te.